E vabbè, ci siamo qua, che ve devo dire? Ovviamente mi sento preso a male perché comunque io volevo giocare tantissimo Life is Strange Before the Storm, mo stavo a pressione. Poi vabbè, giustamente non ho scaricato il... Che beh, pensavo che li scaricasse in automatico. Perché su Life is Strange 1 lo fece. Vabbè, raga. Ritorniamo nel ghetto con Franco e Michele e domani lo finiamo, va. Fanculo, va. Se domani non esco, giuro su Dio che mi metto dalle 9 e lo finiamo. Però dovrei uscire, dai. Che presa male. Spider-Man l'ho finito 8 mesi fa. Infatti, se vai sul canale YouTube trovi la run a Ultimate New Gen New Plus New Game Plus ad Ultimate. E la Malatarris. Oh, mi ero rotto i coglioni. Tu mi dite niente. Signora, sì, infatti se fai YouTube, ma se tu vedi quanto ho sclerato nel fare l'ultimo boss ad Ultimate, Madonna, ragazzi, volevo provare a fare il DLC, è una cosa impossibile. Dai, affanculo, il DLC l'ho già finito, finisco da... Franco, tu sei meglio di Alan Prost. What's up, homie? Hey, look. Sì, basta che fai proprio punto esclamativo YouTube. Ho anche una pagina Instagram. Basta che fai punto esclamativo Instagram. E nel caso hai Telegram, ho anche un gruppo. Basta che fai punto esclamativo Telegram. Cioè, questi sono i tre social che ho. No, no, va bene. Nel frattempo Panzer ti spamma i social con cui sono attivo. Che poi mi sono anche diventato. Attimo che faccio... Ah, un attimo che avviso, se online su GTA o cazzeggi. No, l'online sfortunatamente non ce l'ho. Però mo sto facendo la storia, cosa che io la conosco a memoria. Però su PlayStation 4 non l'ho mai fatta. Cioè l'ha giocata solo mio fratello.
Mio fratello. Comunque, signori, niente, non ho scaricato gli episodi di Life is Strange Before the Storm e malamente me ne sono accorto in live, figur di merda, proprio incredibile. Siamo tornati da Franco e Michele. Yeah. No, sono di Bari. Visto a Catorcio, manco sale. Tu di dove sei? Pugliese, come le Pugliese, come le cime di Bari. Ho sete, ragazzi, devo bere. No, regà, questa è la scena. No, non devo vederla con sedi. Oh, sei della Germania, giusto? Ma fichissimo, Dortmund. Il Dortmund, io seguo tantissimo la squadra anche. Io al Dortmund seguo tantissimo la squadra e adoro che abbiano preso Haaland perché è un giocatore spettacolare. Ragazzi, Haaland. Poi vabbè, il Dortmund c'ha una squadra di talenti che ci ha buttato fuori dalla Champions League assieme al Barcellona e RIP. No, ragazzi, questa missione la voglio attivare con Michael perché poi scoprirete perché Michele ha una vita di merda. Avete presente? Simocci non c'è, è vero, però non so se voi avete presente. Ma fighissimo! No, io da piccolo invece giocavo nella Wonderful, vicino a casa, poi ho fatto il provino col Bari dei Pulcini e giocavo nel Bari, solo che poi mi sono rotto il ginocchio facendo un incidente, non ho più giocato a pallone. Ma a quest'ora poteva essere ricco, oppure no, chi lo so. Esatto. Allora, vi illustro la vita di Michele. Michele è un vecchio depresso e vi spiego perché. Allora, Michele ha un figlio obeso ciccione che si fa le sighe e gioca alla PlayStation tutto il giorno. Nome Jimmy o James. Purtroppo è il destino. È destino, quando una cosa deve accadere, accade. Senti, come ti chiami così almeno? Ti chiamo. Poi ha una figlia, giustamente, che è una zoccolona perché si è fatta tutta Los Santos e conosce tutte le dimensioni dei cazzi ed è una grandissima vogliosa troiona di nome Tracy, che canta e balla di merda e si crede di essere chi. Ha una moglie che lo tradisce con l'insegnante di tennis tutti i giorni e non usa solo la racchetta, usa un altro tipo di racchetta. Ora ditemi voi, che vita di merda che fa Michele, cioè. Peccato. Guardate là. Marcus, ma come Marcus Fenix, come Marcus di Detroit Become Human. Bello, bel nome, mi piace. Andiamo con la pistola in casa. Perché volevo uccidere. Guarda. Riesce fuori a fumare. E fa. Amanda! Amanda! You better not be!
Not in my house. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife. My own bed? Michael, go away. Oh, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man. Fuck. Dead. Come here. Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Get this mother... Don't kill him! Ah, perché giustamente tu fai la zoccola col suo insegnante di tennis e lui non deve ucciderlo. E lo paga 150 all'ora per scoparsi sua moglie. Oh, ma stiamo scherzando. Ish. Ma io se ti prendo ti smitraio la vita. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Ti sparo con... Ho uscito. Hey, we on. No. Throw some more here. Oh, you stupid hippie fuck. Fuck, man, I think you lost the thing. You live somewhere up in the canyon. We'll find him. No. Come semina gli sbirri. Dov'è il canyon? Mi sono perso. Ah. Lo vedi? Cioè, questo ha avuto tutto il tempo di andare là sopra. Nah, beh, i trucchi di... Lo zarco moment lo usavo su GTA San Andreas, ma non su GTA 5 che è facile da finire. Si capita? Are you really gonna be this fucking dramatic? Whatever. I told you I comped the session, bud! But there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Io solo anni mi facevo i vecchi, ma è vero. Come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! I wanna see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait! You got the wrong... Sta incazzato nero, Mike, Michela? Adesso ti faccio vedere come ragioniamo a Bari Vecchio. Sei pronto? Spero che sia morto. E Michele si vendica. È così che si regolano i conti a Bari Vecchio. Truck when he wrote
Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a fourth! You! Yes, that one! Green White, Marty Madrazo, the green light. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. No, quello non lo devo vedere. Green light, green light. Hey, what? Marty Madrazo, fuck you. Whoa, home. Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Hey, dude's a kingpin, homie. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. At the party. You kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try. How you doing, Frank? Hey, let's go. Let's leave him behind. Fatti fuori, sei peggio di Ernst a guidare, vabbè, con quel catorcio, voglio dire, anche Xbox esce nuova, ma Xbox mi piace, io la prossima un'altra qua. Senti, ho giocato PlayStation 1, PlayStation 2, 360 e 4. Oh oh, Marty Madrazo. Do you know who I am? Do you? No. You? I think so. Good. I know who you are, I know where you live. Who are you? Frank. License. Mi sa che qualcuno sta per avere delle mazzettate sopra i denti. I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now. E ora mazzettate sopra i denti. Perché non ascolti la FSK? Murders, Wunderholm, down the hillside in Vinewood Hills. I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. Then I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. E vabbè, pure lo sputo da sta grandissima zoccola. Never better. So what name? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. There's only no one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Sì, però sì, Trevor a me piace tantissimo. Però secondo me anche Michael. Michael giustamente adesso diventa. Ora lo facciamo trasformare in Walter White. Lo facciamo pelato.
Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Ma questo c'ha proprio il coronavirus, c'ha questo. You don't sound good. Tactful and charming even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Saliamo. Molto più che bipolare. Ma Trevor, ragazzi, io non vedo l'ora di arrivare alla sua porta. Dottor Freelander. Ah, e dopo dobbiamo andare dallo spazza, sì, spazzacamino del Soret. Del Yes, he's back. Troppo presto per... Allora, aspetta. Troppo presto per parlare di tennis, visto e considerato che ne avrò un altro coach nel futuro, prossimo, ho bisogno di qualcuno con cui giocare. Sono un po' preoccupato perché la mia presa si stia indebolendo. Cioè, Amanda merita le pisellate potenti in faccia, ma anche le mazzettate. Io faccio vedere io il controllo, si sta... Ma sta grandissima Vandanara qua. No, questo è il parrucchiere dei poveri. Ma che 50 sfumature, che mo gli faccio vedere a quella. Sì, maestro, caccia la casa, sì, mi lasciate che il capi. Allora, ora vi farò vedere come far diventare Michele un zampo di pari vecchia. Con due semplici passetti. Ok. Acconciatura. Di
La prima cosa si fa così. Così però sembra Alan di Una notte da leoni, però. Così sembra Heisenberg. Mancano solo gli occhiali. Che poi ne Heisenberg, lo so che si chiama Walter White, però. Però sai che ti è? L'ho sempre giocato con questo pizzetto, ma io stavolta lo voglio rendere diverso. Fa mocca mamma. E noi renderemo Michael così. A posto. Io giocherò con Michael così. Sarà un killer barbuto spietato. Oh, questo già sta rompendo i coglioni. Andiamo a fare una partita a tennis. No, andiamo a fare prima la missione di Lester the Molester. Perché mi serve. Sì, lo chiamo Lester the Molester. Oppure come lo chiamerebbe Barry? Faustino de Prava. Faustino de Prava. Ma che è che vede a Faustino de Prava? Madonna, ma faccio schifo a guidare, oh! Shield. No, dai, che merda. Io prenderò quei fototessi ai miei soldi. Anska. Bor cavaliero. In questa situazione direi borca ma... non mi prenderete mai... Ehi, vabbè, non mi prenderete mai, manpiga. Vi semino in vitromarcia. Guarda le poop da zoo. Oh... Oh, volando andè. Comunque sì, sembra troppo Borca Valero adesso. E Faustino de Prava. Oscido. Ora finché ho la pula davanti non mi può succedere. Bravo. Non ci cri come, raga, ma come?
con la musica tunz 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 tunz. No. Superare sta polizia è un parto su GTA. Marò. È un parto veramente. Via via via, che l'AS non ce l'hanno con me. Andiamo dall'estero in moleste. Ok, basta. Lester the Molester. Ma guardate come mi hanno conciato. Mi hanno sforacchiato per bene. Che poi abbaia il cane, manco c'è il cane. A Trevor fa il cappello alla Lautaro se... wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. È Lester al coronavirus. Would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs?
by selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro, weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Please excuse me. I've got something shameful to do. Was there something else? Bene, sì. Ogni volta che io vedo Lester mi fa dannatamente paura. Vabbè ragazzi, visto che ho sfasciato la macchina. No, questa macchina è da checca però. Ah, ora sì che si capisce. Dominator, Vapid Dominator. Ora non so che macchina si collega, però e mi butto nel letto. Zarco, se vediamo un domani, va bene. Lomos, buonanotte. Ma in tutto ciò, ok.
Ho evitato un incidente di masse e cose. Chi te l'ha chiesto? Eccolo, Simocci. Simocci è come la Madonna. Se tu ci credi, appare. Excuse me. I got this interview with a tech company. Thinking I need something, I don't know. Geeky. You. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Worse. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Più che Max Payne, forse è Kratos, però sì, forse è Max Payne. Tragic, but they'll do. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye. Ah, Simo, ma tu non sai niente della figura di merda che ho fatto. Ho avviato la live come di consueto su Before the Storm. Beh, io tutto bello prisciato per giocare. Michael? I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. E non ho scaricato gli episodi. Quindi, vabbè, mani in cuore, ce ne torniamo su GTA. E infatti ci sto giocando tristemente perché non volevo giocare a GTA. Volevo giocare a Before the Storm, mannaggia me quanto sono ritardato. Travis Scott! La canzone di Travis Scott è veramente bellissima. Questa viene dall'ultimo album che ha fatto Travis Scott, che si chiama... ma ve lo dico subito, che non mi ricordo tutti gli album a memoria. Astro World. Sì, Idas the Rune proviene da Astro World. Allora che sfaccima di macchina, mannaggia. Oro cromato.
E io la faccio. Ah, intanto la missione è da fare. Io stavo facendo una missione. Vero, vero. Ma schoolboy. Che parcheggio. Madonna mia. Allora lui usa la tattica della sigaretta. Hey. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, no? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? No, regà. Questa è la missione dei banner di siti porno. No. Non penso che mi bannano, no? Speriamo. Mannaggia. Perché questo coglione si guarda in film porno con i virus. Ragazzi, ho paura. Let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been added on this PC. Ecco cosa accade. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSA. Ah, già fa un brace, vabbè, qua devi fare veloce, sennò. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. Dai. See what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Ugh, I need to write some product, bro. I'm feeling the itch. There you go. How about I run the antivirus software? Scanning. My glitch fixing is gonna be way down today.
Questo comunque si fa le... Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Ok, da ciò che abbiamo dedotto è che questo è uno sfigato, vive ancora con sua madre e si fa le sighe. Easy. Lo dimostra il fatto che c'era un botto di spam video porno su quel computer. E ora Mr. Robot, pelato, agisci. Il nostro Mr. Robot ha agito. Comunque, Life Invader dovrebbe essere una specie di... Vabbè, calmati. Life Invader dovrebbe essere un... Grazie Simocci per la spiegazione, perché io stavo già delirando. Non è colpa tua, Michael, se la gente è così. Hey, Michael, hold on. Doomed! I doomed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Ma Fame or Shame, parecchio incazzato Michele, sì. Ah, Laszlo. Ragazzi, conosceremo Laszlo nella missione con Trevor. Laszlo è forse il personaggio più ridicolo e squallido di sto gioco. Vabbè, Fame or Shame sarebbe tipo Italia's Got Talent. Mog chic.
Dovessene... sì, lo so, però... però da ciò che possiamo dedurre, Femo Shame è... Madonna, non so parlare stasera. Femo Shame sarebbe Italia's Got Talent, però in maniera strana. Sai come fanno gli americani? Vabbè, dai. Ecco Mark Zuckerberg. Quel gesto a casa mia significa che te lo vuoi infilare in quel buco lì. Aspetta. Dio! Mannaggia Dio! Ma... ma 50%. Ma ha fatto boom. Les, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Maybe I'll take a look. No, ragazzi, sei rimasto scioccato, cioè non me lo ricordavo così. Vai, beviti un po' di succo verde, così ti rigeneri. Che poi il succo verde che cos'è? Vabbè, dai. Un paio di sciottini di whisky ci aiuteranno a superare la giornata, Michele. E il tatuaggio sul petto di quello scemo presentatore. Quale tatuaggio?
il ma quello viene dopo. Ah, la fine viene quello. Beh dai, direi che un altro shottino ce lo facciamo. Ed ecco Zarco quando beve. Mi raccomando, non fatelo a casa. E niente, dopo aver bevuto e fumato con Michelina andiamo da Franco. Magenta is reinvigorating my femininity, so make yourself scarce, boy. Go, go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you miss me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mm-hmm. mugged your mom, mm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear.
but I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Sprizzettes, come on, man. Cool out. Fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Ammunition, come on, let's go. E questo è un altro trimone di nome Stretch, ma lo chiameremo... Stefano. Stefano Ultraman. Is big homies, but you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more likely. Slick will work. What do I do? I'm an architect. I actually helped design the, no, you go ahead. No, I don't know anybody in the industry. Unless you mean the construction industry. Ammunition. E benvenuti dal buon vecchio Ammunition, colui che ci accompagna da GTA 3. Why the fuck am I the only one buying this? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. Ho sbagliato. Man, let's do this shit. Ma. Ah. Ma. Vabbè. Fucile a pompa e la torcia. Ah, la torcia. Ma che cazzo ne so io, scusi. Scusa, quello ho detto che potevo comprare le armi dirette. Why the fuck am I the only one buying this? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of felon nature. That's right. Yeah. Now let's go bust on some niggas. Posso prenderlo? Man, we got some recycling to do. Come on, man.
Center our friends in La Puerta. Ah. Out to fallire la missione by Zarco. Vabbè, ma io non pensavo che me la facesse fallire così. You got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucker. Quasi. Quasi quasi preferivo fare le missioni di Sima che il nostro costo trimone di Stefan di Strecciaroldo di Strecciatel Strecciatel. Ma perché? Se io ho la precedenza, perché ti butti in mezzo così? Ho la precedenza. Dai, Gesù. Ok, niente, quitto dopo la battuta, e vabbè. Ho fatto cringeare Simone. K. Kekf. Hey, we meet them here. Man, how'd you find this place? The homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. What's up, fool? What up, we got that shit, nigga, with a paper ass. Nigga, I'm talking about Buku Bill. More dates. What's up? Hey. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, bro. Nah, real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. What the fuck this trick talking about? Ma grazie, Maniax. Simocci, fai uno shout a Maniax. Grazie per il follow, Fabio Cataldo e Ilaria Linale 91. Benvenuto nei metallici. Ciao Maniax, come stai? Guarda, a dire la verità, ti volevo raidare io stasera dopo la live. Quindi yes. Grazie a sei. Ma detto che andiamo a mangiare a Mura, al ristorante di pesci. E questo siccome okay, grazie Dark. Aspetta, Dark. Sì, vabbè. Grazie Dark. Non riesco a leggere. Io i miei. Allora, raga, stasera non so parlare. Calma, respira. Ok, i miei maniaci ti hanno followato. I grandissimi rappresentanti di Ocher Panzer. Che. Ciao Maniacs. Come va? Ah ragazzi, qua ci troviamo in mezzo a una situazione kafkiana, perché il tizio che ci doveva vendere la roba
ci ha fottuti e ci ha consegnate Ballas. Quindi praticamente stiamo nella merda e dobbiamo scappare. Ecco che brutta fine ha fatto. E ora facciamo fuori un po' di Ballas. Uno, due, tre. Oshido, Oshido. Oh, you won't get tipped, no bitch ass baller. Fuck you. Come on, little homie. Let's do this. Enough with all that shit. We on our way. Man, I don't want your clumsy ass baller down these stairs, fool. They was the same. Se sentite un paio di casino è che stanno parlando mio fratello e mio padre nella cucina. Oh! Mo, devastato! Beh, questo passeggiava tranquillamente. Uno. Due. Tre. Tre. Ma alzati. Oh shit. Aia. Aia. Oh, escassieda. Che tradotto in italiano significa: oh, ma che succede? Dov'è Bugo? Corri, corri. Fush. Sì, ma se ti togli che posso passare pure io, madò. Franco sta correndo come se... Franklin sta correndo come se gli scappasse da cagare forte. E vabbè. Sono pure caduto, non ci sto credendo. Sì, ma io dove sono andato a finire? È successo un fatto strano, è che io sono caduto e devo risalire. Ho sbagliato pure il posto dove salire. Perfetto. Beh sì, scendi velo, madò. Non so se mi fanno salire di nuovo. E vabbè, io mo come vado dall'altra parte? Aspetta, che forse ho capito. Aha. Domenica, certe volte da domenica a venerdì sono peggio.
Ma dico io, ma una strada... Ciao, pezzo di nerd. Simo, vuoi fare... Oh, Panzer, volete fare uno shout a nerd? Mi raccomando, seguite sia nerd e Maniacs. Scusate, ragazzi. Fush. La madame. Che c'è già one. E poi che ha fatto la fame. La madame. Citando un pezzo di rap dialetto barese. Che significa scappa. Che sta venendo la polizia. Che se ci prende ci fa fare la madame. Oscido. No, ma sgama. Ora io vorrei dire una cosa, ma come facciamo a scappare da 3 stelle? Devo inventarmi qualcosa. Ehi, vabbè, sì, vai. Ma serio, stiene. Ma qua non è come GTA San Andreas. Ehi, vabbè, tua sorella, hai rotto le pa. Ste macchine di merda che si mettono in mezzo, però, eh. Ma dico io, vedete un inseguimento? Cioè, non metti questo. Grazie. Ah! Però mo sta passando il treno, aspetta. Sì, vai. Ah. Vabbè, so. Io non so guidare, però. Easy Stonks. Ce l'ho seguito pure qua. Ma non ci sto credendo. Ci hanno seguito pure qua. Ma apriti, vaffamocca, mamma. Semina gli sbirri. Ecco la cosa che io odio più di sto GTA. Che su GTA San Andreas tu potevi entrare, là pure era sparita. No, invece qua, vabbè, devi seminare gli sbirri perché lo decido io. No. Ah. Ok. Possiamo entrare? È condotto al Dren e ci aggiungiamo a riparare il veicolo. Come? Vabbè, neanche posso riparare il veicolo. Vabbè, ragazzi. Va bene. Veicolo ricercato. Vabbè, a sto punto farei la cosa più stonks del secolo. Lasciate sto veicolo. Almeno
all diplomatic and shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peace talking motherfucker we should have sent to the Middle East. Fuck, no wonder I want to get out of here. No one's stopping you, little homie. Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga. I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking busted. E vabbè, perché ho fallito quella missione per quella stupida. Io direi che mi cambierei di vestiti perché mi hanno sfioracchiato, ma proprio distrutto. Anzi, andiamo da Michele adesso. Andiamo da Michele. Comunque, voi, nel caso vi volete... Vabbè, la disconnessione della chat, grazie. Io sinceramente volevo... Vabbè, Simone, nel caso spamma i social. Perché qua non me lo fa fare. Nel caso mi volete... No, mi dispiace. Nel caso noi abbiamo un gruppo Telegram, un canale YouTube e... c'è un profilo Instagram. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. Quindi nel caso voi volete unire al Telegram, volete followare la pagina Instagram e seguire il canale YouTube, me ne sarei grato. Sul gruppo Telegram infatti c'è il buon Maniacs, c'è il buon pezzo di nerd e ci sono tante belle persone. Io direi di andare sì a casa di Mike. Purtroppo oggi non era in programma di portare GTA stasera, infatti noi dovevamo giocare a Life is Strange Before the Storm, ma il cosiddetto genio, che sarei io, si è dimenticato di scaricare due episodi e ci siamo attaccati al tram. Mi sono attaccato al tram perché volevo giocare, però vabbè dai. Domani infatti, come di consuetudine, porterò pomeriggio Kingdom Hearts 3 e si recupera domani Before the Storm. Io tutto convinto, avevo avviato la live, ma si gioca, e invece... Sì, ma io ho un po' di mosca. Però non gira, perché là sotto cade il grasso, quindi il suo vapore ammorbidisce le cose. Quindi le condisce le fa e poi le gira dalla parte, arriva un caldo. Ma olio... No! Beh. C'era quella, c'era una bellissima canzone su quella roba. Oh, è lì, Votadana. Ovviamente non guidate così nella vita reale, perché... oltre a rischiare di fare un incidente che vi potrebbe fare tantissimo la bua, gli sbirri poi vi tolgono la patente.
io sto guidando così perché già non so guidare su GTA, figuriamoci nella vita reale. Mio padre che tossisce. Ciao Narumi, tutto bene? Oh, l'ho fatta bene stasera. Fallita. Comunque fate uno shout a Narumi, anche, che anche lei è una bravissima streamer, che fa parte anche di Angolo del Videogame. Senti, tutto bene, ho ricevuto il follow dal mio amico Maniax. Cioè un follow, sì, buonanotte, un raid dal mio amico Maniax, l'orario si fa sentire. E quindi ho tante persone grazie a lui. Una bella pizza e poi serata videogiochi data. Eh sì, ho visto il post su Instagram che avevi rinviato Sonic a domani mattina. Infine ci sta un tanto di svago. Infatti io domani mattina penso che uscirò con mia nipote. Andrò ad un bar, ci facciamo una bella colazione io e lei e ci stiamo in giro. Tanto visto che hanno chiuso le scuole fino al 15, mia nipote starà a casa a riposarsi, perché poverina già studia assai, quindi ci sta un po' di riposo per lei e anche per la mia migliore amica, che comunque essendo sotto maturità è stressata talmente tanto che si vorrebbe strappare i capelli. Quindi un po' questo sono io quando gioco a Fortnite, però solo che mio padre non mi ha mai spaccato così la televisione e io non rispondo così. È mio padre. No, vabbè, non è che dico mio, non è che manco di rispetto così mio padre, ma ci devo provare. Mio padre mi prende un pione in faccia, mi fa diventare la faccia, me la fa tipo, me la scalza. I just wish we could do things together. What things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad plans. Bike ride. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. Allora, innanzitutto io sì, sono così tossico quando gioco su Fortnite. Però mai sia manco dico un'accusa a mia madre e a mio padre, ma la, cioè non è che mi sfascio una televisione, mi prendono a stampa, mia madre mi prende a stampellate in faccia. Quello è poco ma sicuro. Mio padre invece c'ha, mi prende a, oddio, a schiaffi in faccia. È proprio potente con la mano. Però una volta l'ho spaccato una televisione per colpa di FIFA, FIFA 16. Infatti diedi la colpa a mia nipote più piccola e lei non si non presi mazzate io e a lei non gli fecero niente. Però quando mamma è in ospedale ho detto a mia madre, ma io la verità te la devo dire, ho spaccato io la televisione, non mia madre, ha detto perché non me l'hai detto, e tu sei deficiente, e io non l'ho detto perché sennò mi facevate un culo così. Perché era una televisione da 300 euro.
vabbè. Comunque Narumi, tu come stai? Come sta andando? È vero, tu fai... Beh, penso che fino al 15 adesso ti riposerai. Senza università e niente. Penso che tutti... tutti quanti si riposeranno. Senti, mia nipote stamattina... ha gridato, mi ha mandato un audio mentre gridava: hanno chiuso le scuole, si festeggia, si sboccia, stasera mi ubriaco. Io ho detto: ehi, stat calm, mi ubriaco cosa? Ma non penso, cioè l'amico mio anche lui aveva un esame il 10, ma gliel'hanno annullato e posticipato al 25. E le ho fatto: che culo, io non sapevo un cazzo. No, scusate, non dovevo prendere sotto qualcuno, dovevo parcheggiare. Allora, che bicicletta scelgo? La cruiser, la mountain bike, la BMX, la bici da corsa. Beh, prendiamo questa così imitiamo. Io l'ho provata sta bicicletta, ragazzi, è veramente scomoda. Cioè, devi stare piegato. È una cosa, è una tortura usare sta bicicletta. Attenzione, lo scatto di Vincenzo Nibali. Avanza Vincenzo Nibali, che supera il suo rivale Jimmy De Santa, ha detto ucciccione. È così ciccione che rimane dietro. Visto che significa ingozzarti di merendina all'estrella la PlayStation, ciccione. Sì, io bullizzo troppo Jimmy, però lo faccio per il suo bene. Oh, allevato, sta lì, c'è posto per te, Maria De Filippi. Aiuto, togliti, arriva. Sì, vabbè, io dico togliti. Don Matteo, aiuto, non contro la bici. Aiuto. Vabbè, non controllavo più la bici. Oh, madonna, sto ammazzando persone. Vabbè. Sì, vabbè, prendo sotto una persona. Ah, non si è fatta niente per fortuna. Come? La moto si incastra. La moto, eh? La moto, non la bici. La moto. La moto. Non la bici, è una moto. Che poi non si era incastrata. Basta, prendo la BMX, vaffanculo. Ma ti faccio il culo, mo. Vieni a sfidare con la BMX, vieni. Ma perché è muto? Cioè, alla fine... Sì, ma era scomoda quella bicicletta. Cioè... era troppo scomoda. Basta che facevi un passo falso e boom, ci andava a sbattere. A bombazza. Vittorio Brumotti. Ma a momenti a Michele gli verrà un infarto. E non ce la faccio.
No, niente. Volevo... Facco un cabron tra me. Ma tu, Brumotti. Brumotti, se mi stai guardando, mi devi fare un gigetto. L'ho detto in una maniera. Vabbè, qua vado sempre a sbattere. Che stavo facendo il Brumotti. No, non mi può superare. Michael adesso ti verrà un infarto, ma secondo me è pure Jim, per quanto è ciccione. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, cioè, non mi funziona Twitch con il 4G. Cioè, non mi funziona proprio il 4G, è diverso il fatto. Vabbè, rip. Che funziona il 4G. Drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait! Ed ecco Michele Cagnotto. Voto 10 per il tuffo. Allora, abbiamo capito che la ragazza vuole diventare famosa nel mondo di Pornhub. E quindi... Tracy De Santa, a nome di tutto il popolo maschile, noi ti dedichiamo questa sigla. Se solo caricasse YouTube. Tracy, per te. E dai, sì, madonna mia, quanto ci metto a sé. Sì, se col 4G ci mettiamo dopo domani. Devo usare per forza il wifi con il rischio di crashare, vabbè. Vabbè, comunque, Tracy De Santa, questo è per te. 3, 2, 1... Ebbene sì, visto che voleva sfondare nel mondo del porno. Oh, e noi stavamo per far morire pure Michele affogato nell'acqua nel tentativo di dedicare a Tracy la sigla di porno. Vabbè, non lo so, dipende. Ancora Tracy vuole sfondare su Pornhub, su Brothers. Su Brothers la vedrei bene con Johnny Sins, Tracy De Santa e in Puniscimi Papino. Con Johnny De Santa, con Johnny Sins che fa il ruolo di Michael. No, vabbè. Sei pronto, Michael? Sì, che sei pronto. Andiamo ad uccidere
Rocco Siffredi. Dei poveri però. Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing your friends. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you gotta kill her bad. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, ain't cool, man. What are you doing? Hey. Ah! Chokeslam. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. Oh no, il produttore di Pornhub si è incazzato. Oh, mi sta sparando. Ah no, aspetta. Ai ai, mi uccidono. E vabbè raga, sono morto. Sì, ma come fanno? C'hanno, vabbè, pure colpa mia che io volevo ammazzarli. Però vabbè, no. Mi dispiace. Non si fotte con Michael De Santa. Ragazzi, mi dispiace per tutti i maschietti, ma Pornhub è chiuso per fallimento. Abbiamo ammazzato i proprietari. Quindi d'ora in poi usufruite solo di Brothers. Allora, aspetta. Tua figlia già è quello che è una grandissima zoccola. E va bene. In più vuole diventare una pornostar. E va bene. In più si fa di cocaina. Cioè, ma che bella famiglia che c'è, Michael. Ma seriamente. Hai una bellissima famiglia. Ti invidio, guarda. Che bella famiglia proprio. Figlia cocainomene, zoccola, pornostar che eccetera. Figlio ciccione che si siega sui videogiochi e moglie che lo tradisce con qualsiasi essere vivente. Bellissimo. Una famiglia tranquilla, sì, insomma, proprio tranquilla. Look in his eyes, and all I can get sometimes, and he just went. I'm getting a new house. Coming with me.
How about I just drive us all? You ruined my life. Oh, scusami, futura Sasha Grey, eh? Ma ha vinto le vengam, spezzato de gamba ste dia. Fin da me, Michael, va, divorzia. Fatti un'altra famiglia, che questo veramente che fa schifo, bro. Muori di nuovo, cambia nome, fatti un'altra vita. Bisogno del mio aiuto. Allora, giustamente Diet, se accetti sei proprio un coglione, perché ti ha fatto le corna e tu l'aiuti pure. E se che ti dico io, cara Amanda Nara, sì, Wanda Nara. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael. The lawyer's fees are coming out of your account. Ah, turn down for what? Cioè, ti scopri il maestro di tennis e vuoi che ti aiuti pure. Ma rimani a marcire in galera per un giorno. Luri da zocco. E non ho capito. Mi fai le icone, ti devo più aiutare. Ciccio, no, veramente volevo picchiare, volevo bullizzare vabbè sì, ok, no, le violenze sulle donne, non volevo picchiare le donne. Merda, ho fatto una cosa che non dovevo fare, ho picchiato, vabbè, me lo merito. Vabbè. Deve fare, però non volevo picchiare la donna, volevo picchiare il ciccione. Io penso che scapperò con una macchina di qualche ricco sottodotato. Ah, è vero, deve passare. Oh, shield. Ragazzi, me l'ho circondato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma io so che c'era lo strizzacervelli qua, che dovevo parlare con lui obbligatoriamente. Vabbè, sì, ho capito. Fanculo. No, vabbè, ritorniamo a quella. Furto non riuscito. Look out!
Ed ecco un tutorial su come non si ruba una macchina. È permesso? Ma mi ero scordato che non c'avevo l'attività di Franklin qua. Va bene, ciao Panzerotto. Simone, è uno shout a Panzerotto, glielo facciamo col tutto il cuore del mondo. Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How you been? Good. Been good. No, actually things ain't been good. Grazie Panzerotto, buonanotte e sogni d'oro. E mi raccomando, passate anche da Deutscher Panzer. So what exactly has been the problem? E lasciategli un bel cuoricino croccante. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I've been caught up in bullshit, Doc. No. Ever since I pulled this Mexican's house over, it's been nothing but killing and robbing. And I hooked up with this old associate. I even got a new one, too. This kid. Similar proclivities. Ciao Panzer. Now everything's out of control. It's not by choice. My life just got away from me. That sounds a lot like denial, Michael. This is really worrying. So, any other violent urges, friend? Sometimes I'm fine, Doc. Sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people, and I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. I really just want to be happy, Doc. That's so bad. Okay. And what about your sexual behavior? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself. What I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I can get my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah. That's not for fun. Are you sure? What exactly asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. Half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. This is... I know. I'm just terrified that I'm sure you are, but... That's really all we have time for. See you next time. Okay.
E niente, Michael ha parlato dei suoi problemi. Dei suoi problemi. Sua moglie l'ha tradita, un pazzo messicano lo vuole uccidere perché gli abbiamo tirato giù la casa. E niente. Io direi di pianificare. Ah, innanzitutto. Ma le due sono, ragazzi, io domani mi devo svegliare presto. Shit. Sì, un attimo, Naomi, penso che staccherò pure io. Oddio, cosa ho fatto? Sì, vabbè. Mi sto imbrogliando un po' troppo con i tossi stasera. Penso che staccherò pure io, perché domani mattina devo alzarmi presto. Quindi vediamo chi possiamo raidare stasera. C'è Fulvio in live, anche se ha 42 spettatori. Me siamo già andati ieri. Meg, c'è uno streamer inglese che conosco io che sta portando la demo di Final Fantasy 7 e dopo porterà Bioshock. Sì, dai, andiamo da questo streamer inglese, va. È veramente bravo. È simpatico. Infatti mi ha dato pure il suo VIP. Quindi, raid con 91. Allora, signori, sulle note di Phil Collins, io vi auguro una buona notte e ringrazio Maniac The Ride, veramente tanto apprezzato, e ovviamente ricambierò come mio solito. Noi ci vediamo domani pomeriggio con Kingdom Hearts 3 e domani sera si spera con questo bene amato si spera con questo bene amato Before the Storm. Quindi buonanotte e sogni d'oro. Un bacio dal vostro metallico.